a tutti ragazzi, bentornati sul canale Johnny 8. Si continua l'avventura nel nostro Resident Evil Village. Allora, mi metto gli occhiali, siamo pronti a partire. E si va, ragazzi. Allora, eravamo rimasti qua, abbandonati, non so, forse da cosa o da chi è, o cosa era successo, praticamente, dopo che il nostro bel Chris Redfield era piombato in casa nostra e ha ucciso Mia e si è preso la nostra bambina. Quindi adesso vediamo un po' di scoprire cosa è successo. Il telefono non funziona, quello che ci ha chiamato quel tizio là, forse il capo di questa associazione. Obiettivi della missione: eliminare il bersaglio, recuperare il corpo, portare via Rosemary e Ethan Winters, trasportare due Winters al sito ship ed effettuare ulteriori indagini. Necessari almeno due agenti di scorta. Quindi era proprio una cosa organizzata, era proprio una missione organizzata, sembra. Però deve essere successo qualcosa nel mentre. Seguiamo queste tracce che si portano in questa boscaglia innevata. Vediamo un po' quello che succede. Io intanto vi ricordo, ragazzi, di iscrivervi al canale se vi va. Suonate la campanellina per le notifiche, perché in giornata o in serata, insomma, andiamo in diretta con Resident Evil Village e ci sarà da vederne delle belle, mi raccomando. Fa freddo, mi sa. Tanto sentiamo dei rumori agghiaccianti provenire dalla nostra destra. Caro Ethan, ci risiamo. Si rinizia, Ethan. Pensavi di essere sfuggito al tuo triste destino e invece risiamo qua. Continuiamo, ragazzi, continuiamo. Ho avuto dei problemi col mouse, li ho dovuti sistemare al volo. Tanto qua succede di tutto intorno a noi. E non si vede una mazza. Oh mamma. Ancora corvi, ragazzi, come in Resident Evil 7. Ancora corvacci. Brutta storia, la storia che si ripete, puttana maiala. Cazzo era? Questo è vivo. Puttana della maiala, accidenti a te. Quello era vivo, ragazzi. Ok, quindi, attenzione, tracce di sangue. Qui i rumori si fanno più intensi. Ho una paura cane. Quindi hanno utilizzato comunque ancora un po' di effetto jumpscare, eh? Questo si può notare fortemente. Anche se questo è uno spavento che dura un istante, cazzarola, anche se insomma fa spavento, come vediamo. Ma le cose che più mi danno fastidio a me è la sensazione di essere perseguitati di Resident Evil, quando poi saremo nelle stanze qua del castello, o un po' insomma nella casa della famiglia Baker, quando eravamo seguiti. Sono quelle le cose che più mi danno fastidio a me, ragazzi. Insomma, è già un buon inizio, direi. È già un buon inizio. Vediamo qua che succede. C'è una porta. Sembra che siamo già al villaggio, eh. Almeno così sembra, però non lo so. Vediamo se si trova qualcosina qua, non sarebbe male. Però al momento neanche l'inventario mi fa vedere... Ah, ok, la mappa sì, me la farebbe già vedere. Va bene. Però mi sa che al momento ancora siamo in fase di prologo, ragazzi. Vediamo un po'. Qua non c'è una mazza, ovviamente, come nella maggior parte dei cassetti che apriamo in questi giochi. Ma sì, una bella sciacquata al viso con questo troiaio, no? Chiudiamo l'acqua che la goccina ci dà noia. C'ho paura. Insomma, questa è una catapecchia che sembra che comunque qualcuno ci vivesse, una dispensa, un piccolo tavolo con delle medicine. Medicine come quelle che avevamo noi in casa, ragazzi, attenzione, per Mia. Attenzione. Un letto. Ah, cazzo di Buddha. Sentono dei rumori strani, ragazzi.
Una paura no, come non mai. Ancora di nuovo. Una vecchina che fila. Ha un arcolaio. Si sentono dei passi di sopra. Sembra che ci sia qualcuno in questa casa oltre a noi. Vediamo di chi si tratta. Ti pareva che non si dovesse scendere giù? Allora erano sotto forse passi, però è strano. Caro Ethan, sono scene già viste queste, scene già viste. Abbiamo dell'aglio appeso. Piantine morte, sudicio, spazzatura. C'è un bel troiaio in questa casa. Capanna, chiamiamola così. Vediamo se abbiamo qualche dettaglio con queste foto. Vediamo un po'. No. È solamente la foto di, non lo so, sembra raffigurare una statua o qualcosa del genere. Sembra raffigurare una statua o qualcosa del genere. Quindi per il momento ci dice poco. Tipo un idolo sembrava quasi. Puttana della maiala. Oh, questo simbolo. Vabbè, al momento. Cazzarola. Ah, un armadio insanguinato. Un armadio insanguinato. Che fa rumore. Sono un topo, ragazzi, ma vaffanculo. E ora dove si va? Puttana maiala! Che cazzo è? Cosa diavolo era? Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Pensavo fosse crollato tutto, invece per il momento forse è crollato solo il sopra. Maremma maiala, ragazzi. Non è adatta a deboli di cuore, quindi per me è al limite. Qualcuno scappa, vedete? Qualcuno scappa. Ci vogliono bloccare la strada, è ancora segni di trascinamento di sangue. Chi sarà? No, mia, io non credo che sia mia. Anche perché l'hanno trucidata. Sicuramente lei è morta, quindi non avremo sicuramente problemi. Ma è qualcuno che sta giocando con noi. Ci stanno proprio. Cos'è successo? Ci stanno facendo venire il terrore. Qua, no, sempre la stanza d'ingresso di prima, con l'ingresso bloccato. E quindi si va di qua, da questo buco. Puttana maiala, che cazzo l'ha fatto questo buovi ragazzi nella porta? Nella parete? È di legno, ma insomma. Hanno sfondato ogni ben di Dio. Non ci sono neanche tracce in terra, quindi la cosa è preoccupante. La cosa è abbastanza preoccupante. Non è che non le lasciamo neanche noi, però. Però la cosa si fa intrinseca di mistero e di paura. Andiamo, Ita. Ok, si vede il villaggio. Si vede il villaggio. Ma dove diavolo mi trovo? Village of Shadows. Sembra quasi di essere finiti nella fiaba che Mia leggeva. Il castello di Mitrescu, ragazzi. Com'è imponente. Sembra quasi di essere nella fiaba che leggeva Mia, la piccola Rose, prima di morire, ragazzi. Prima di cena. Allora, intanto volevo farvi notare il dettaglio di questo gioco, che avevo suonato già nella demo. Magari se c'è una posizione con più illuminazione lo vedremo anche meglio. Guardate le mani quanto sono assurdamente fatte bene. Si vedono perfino i bulbi dei peli, ragazzi, in alcuni casi, ma ve li faccio me vedere meglio se avremo un po' più di luce adeguata. Intanto proseguiamo la strada e cerchiamo di arrivare al villaggio delle ombre. Povero il nostro Ethan, che lui cercava di. Cioè sperava che fosse tutto finito. E intanto cigolii di porte, ragazzi. Carcasse di cavalli morti. Sembra di essere tornati nel giardino della famiglia Baker. Allora, quella lì si muoveva, quindi io entro qui. Gabbie di animali. Siringhe. E intanto là vedo passare della gente. Non so se sia il caso di passare di qui. Proviamo a vedere quella porta là che si apriva se ci possiamo andare. Ci possiamo andare. Un'altra casa. No, non c'è nessuno. Qui qualcuno però c'era da poco, di recente. Perché cuoce sempre, è fumante la pentola. Però
Però qualcosa deve aver fatto del casino. Ragazzi, qui la cosa è spaventevole. Ultra spaventevole. Cazzo era là. Puttana magari. Vabbè, dobbiamo andare di qua per forza. Non c'è altra via. Vediamo un po'. No, noi siamo arrivati di qua, esatto. C'è da andare di qua. Allora, qua c'è un pozzo, che sono come quelli delle demo, che serve qualcosa, e nella demo non avevo visto ancora cosa serviva, perché neanche ce lo faceva vedere, mi sa. Una stalla, con una gabbia per i taloni. Vediamo un po' se si riesce ad avere qualche informazione in più qua, perché... Ok, do not enter, non entrare. Qua ci sarà un lucchetto che poi si potrà rompere sicuramente, prima o poi. Qua giù sembra non ci sia niente, quindi si prosegue. Tanto da notare anche l'audio in cuffia è una bomba. E è proprio quello che ti fa venire il culino stretto, l'audio in cuffia, ragazzi, perché hanno messo veramente una cura maniacale per l'audio, come anche il director di Resident Evil Village, appunto anche il 7, insomma, l'ha spiegato, che l'audio e la componente sonora è un fondamentale per qualsiasi cosa sia horror, come film o videogiochi, per appunto immergerti ancora di più e farti cagare in mano alla grande. Questo cesso è chiuso per caso, se no me la stavo facendo addosso, ci andavo dalla paura. E niente, ancora di nuovo abbiamo una sola via, ovvero questa da seguire, seguiamo questa. Allora, qua presumo che si torni indietro, vediamo un po', esatto. Qua però la casa me le dà sempre rosse, segno che c'è sempre qualcosa probabilmente da farci poi. Che cosa hanno fatto? Teste di capre. È ancora imponente il castello di Lady Dimitrescu. Cimitero, officina, luogo della cerimonia. Quindi di qua l'officina, di qua cimitero e il luogo della cerimonia. Questo villaggio è successo un po' di casino, mi sa. Qua di nuovo chiuso, vediamo qua. Il proprietario è sparito, bene. Ottime notizie. Questa è chiusa, qua c'è un simbolo, probabilmente poi sarà qualche enigma da risolvere. Qua abbiamo una cassa con degli oggetti. Potrebbe rompersi con un po' di forza. Però al momento non me la fa rompere. Abbiamo trovato il coltello, ragazzi. La nostra prima arma. Vediamo un po'. Ok. Soluzione medica. Che schifo non fa. Finalmente abbiamo l'inventario. Abbiamo le risorse. Abbiamo il menu di creazione. Gli oggetti. Foto di famiglia. Ok. Tesori. E basta. Praticamente l'inventario è quello che avevamo già visto anche nella demo. Attacca con mouse sinistro, ci sta dicendo che col sinistro si può attaccare, quindi all'improvviso presumo tra un po' arriverà un nemico, spero di no. Stavo tanto bene senza io. E intanto c'è sempre qualcuno che si prende gioco di noi. Bellissima anche l'ombra che si riflette nel nostro personaggio, realistica a modo. Lasciate ogni speranza voi che entrate. No, no, calmo, calmo. Che sei? Puttana maiana. Nessuno. C'è stato un incidente sulla strada e... Che succede? Oh no. Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma! No, perché un coltello. Prendilo! Grazie! Dimmi
c'è là fuori. Ehi, vuoi ascoltarmi? Ehi, Ethan, non è... Ethan, non è il momento di parlare ora. Non è il momento di parlare, cazzo. Ma cosa? È il momento di guardare che succede, puttana maiale. Merda. Anche da sotto. Bello. Un cadavere. Forse uno solo. Ce ne sono altri. Si prosegue, Ethan. La storia si ripete. La storia si ripete. Guarda quanti ce ne sono qua. Cristo santo. Che cosa è successo a questo posto? Puttana maiala. C'è qualcuno di vivo là, ragazzi. Si sta morendo. Minchia. Quella mano, ragazzi, di Ita, poverina. È sempre tartassata. Ma che cazzo è? No. Stai via. Sono anche duri da uccidere, eh? Ok, sembra morto. Ma che cazzo? Intanto vediamo la nostra piccola mano. Ecco, almeno vi posso far vedere anche bene il dettaglio delle mani che vi dicevo prima. È fantastico. È paurosamente alto il dettaglio. Tanta roba. Ora, dal vero è ancora meglio che dal video, ovviamente, ragazzi. Però, come dicevo, questa mano di Ethan proprio non ne vuole sapere di stare bene, di stare bene. È sempre frantumata. Quando ce la tagliano, quando i diti... Quando le dita, insomma, come ora vengono portate via. Però, come vi dicevo nel precedente episodio, queste sono le cose che fanno pensare che Ethan, anche lui, sia stato intossicato, insomma, dal virus, da quel mutagene. Perché ha delle forti capacità di guarigione, insomma, abbastanza alte. Abbastanza alte, perché poi vi ricordate quando perdevamo anche una gamba e invece poi, nel giro di poco, così, con nonchalance, la gamba ritornava. Ma detto questo, dobbiamo tornare a vedere che cazzarola c'è lì dentro. No, non ci possiamo più andare, ok. Puttana maiala. Andiamo qua. Oh, delle tronchesine per aprire i lucchetti. Questa cosa probabilmente ci farà comodo per aprire quei lucchetti che abbiamo visto prima. Bella roba, ragazzi, comunque bella roba. Un inizio spettacolare. Un inizio spettacoloso, proprio, direi. Allora, vediamo un po' qua. Ok, si può aprire. Caro Ethan, ci risiamo. Però prima di andare voglio vedere intorno qua se mi sono perso qualcosa. Tipo, vediamo. Fluido chimico. Ok, visualizza materiali con cui puoi creare oggetti. Fluido chimico, praticamente insieme alla pianta verde ci si farà la soluzione medica. Non abbiamo piante, quindi non si può fare. Mentre con gli scarti arrugginiti e la polvere a sparo, l'avevamo già vista anche nella demo, ci si farà le munizioni. Eccola la pianta verde. Ok. Crea soluzioni mediche. Ok, creiamocene una, così ci fa vedere un po' anche come utilizzare le cose. La creiamo. E siamo a posto. Apri l'inventario per creare soluzioni mediche. Ok. Come si fa a utilizzare? Usa, vediamo un po'. No, non me la fa usare. Forse ci fa aspettare, insomma, un po' il tutorial. Comunque abbiamo una pistola e buona a sapersi, poi avremo un coltello in caso di perdita delle munizioni, perché poi sicuramente le munizioni qua scarseggeranno di sicuro. Si può procedere allora, si può procedere lungo questo cancellino qua. Di nuovo là un cadavere in terra. Puttana maiale, ora io devo entrare lì dentro.
strano. Non so se è un bene chiudersi dentro, eh. Non si sente nulla. Intanto mi si è chiusa la porta, mi ho preso uno spavento, ragazzi. Munizioni pistola, ottimo, fanno sempre comodo. No, ma non è possibile. Ma qui è tutto uno schifo a questa maniera. Piano, Ethan, piano. Ludo chimico, qui c'è ancora qualcuno che si sta prendendo gioco di noi alla grandissima, ragazzi. Puttana maiala. Entri dentro o che fai? Ah, io vado via. Puttana maiale, ragazzi, io. Non capisco, qui c'è del casino. Forse dobbiamo fuggire da questa finestra. Oh mamma, questa era qua. Lo sapevo che stava arrivando il merda. Puttana maiala. Spero. Attenzione, ripartite la radio. Salve. Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Eccomi. Venite a casa di Luisa, vicino ai campi. Luisa, è quella della demo, ragazzi. È quella della demo. È quella della demo. Proviamo a riuscire, tanto la situazione si dovrebbe fare calma adesso. Abbiamo fatto bene a chiuderci dentro invece prima. Dobbiamo andare da Luisa, quella della demo che avevamo già visto, infatti, ok. Puttana maiala però, ragazzi, puttana maiala. Che incubo. Che incubo, e sento ancora dei rumori comunque di qualcuno, eh. È chiusa dall'altro lato. Abbiamo più 13 colpi di pistola, poi. Vediamo se si riesce a creare qualcosa, ma non credo di avere la roba per farle, no, infatti. Mi manca sempre uno scarto e una polvere, quindi niente da fare. Niente da fare, puttana maiala. Che inferno, ragazzi, che inferno. Apriamo intanto il cancellino, lo possiamo sbloccare, sia mai che possa servire. Ehi, guardali lassù dove sono i merda. Stanno proprio aspettando, eh. Shift, corri. Run, baby, run. Cazzo. Ah no, prima di correre però li voglio ammazzare. Ah, ok, corro, corro. No problem, io corro. Non so dove devo correre, ma insomma corro io. Chiudiamoci qua. Attenzione, chiuditi, muoviti. Vediamo se ho fatto una cazzata. Probabilmente sì. Stanno provando a rompere l'ingresso, ragazzi. Un fucile. Bello. Quanti colpi ha il fucile?
Abbiamo due colpi, ragazzi. Bello nel muso, peccato che è già finito i colpi del fucile. E anche della pistola. Mo son cazzi, mo son cazzi. Prima o poi questo entra sicuro. Munizioni della pistola. Caccia, era entrato. Non so, proviamo a scappare, ragazzi, perché la vedo male io qua. La vedo veramente male io qua. Non ci credo. Il villaggio va a fuoco, ragazzi. Oh mamma. Dimmi che sei aperto, ti prego. No, è chiuso. No, ragazzi, qua è un inferno. È un inferno totale. Scusimi, scusi. Cerchiamo di metterci al riparo, ragazzi, puttana maiale. È chiusa, cazzo. E stanno arrivando. Ah, ok, c'è da combattere, via, c'è da combattere, non c'è rimissione. C'è per forza da combattere. Puttana maiale. Via, 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 via. Allora, cerchiamo di stare calmi. Facciamo fuori intanto questi qua. Per quanto possibile, perché c'ho più un coltellino del cavolo. Curiamoci, ok. Ok, vieni anche te. Cazzo, uno dal dietro, questo non me l'aspettavo proprio. Ci ha buttato fuori. C'è un filmato, vediamo un po'. Cioè, anche a cavallo. Anche a cavallo. Puttana maiale, ragazzi. E te chi sei? Ciao. Deve essere un po' il signore che comanda questo posto, eh. Ha guardato però verso il castello, insomma, si è girato e ci ha lasciato, ragazzi. Che incubo. Che incubo, ragazzi. La nostra mano in marcia, intanto. La signora della demo. Aspetta, aspetta. Attenti al lupo, ragazzi, attenzione. Puttana maiala. Puttana maiala.
Come inizio non c'è male, come inizio non c'è male, ma dove diavolo siamo finiti? Ragazzi, concludiamo qua l'episodio. Mi raccomando, fatemi sapere voi che ne pensate. Mi sembra che come inizio non ci sia male. Questa cosa qua doveva andare così, ovviamente, per vedere appunto il filmato di tutti quei mostri che ci circondavano insieme a quel bestione, che penso che sia uno dei quattro. Ci dovrebbero essere quattro signori in questo luogo qua che vanno insomma, a comandare varie zone. Probabilmente poi saranno dei boss da sconfiggere. A me mi sta piacendo un sacco, mi sto cagando in mano letteralmente. Ora poi vediamo se dopo questo episodio magari ci facciamo qualche diretta, così ce lo giochiamo in diretta. Fatemi sapere che ne pensate. Iscrivetevi al canale se vi va per seguirlo con me. Suonate la campanellina e ci diamo appuntamento qua su Johnny8Gaming, come sempre, nei prossimi video. Ciao ciao!